Torneo del Granducato. È tutto pronto per questa sfida, le condizioni atmosferiche non sono certamente ideali, ma le emozioni non dovrebbero mancare. Intanto vi diamo il benvenuto, Pierluigi Pardo. Stefano Nava, sì, hai ragione, non sarà facile giocare su questo campo, Pier. Oggi si sfidano Fiorentina ed Empoli. Luis Muriel è certamente un pericolo per la difesa avversaria, vedremo se si confermerà tale. È uno rapido, dotato di un ottimo spunto e di una progressione sulla distanza che lo rende difficile da fermare quando parte. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. L'allenatore si affida a due elementi dalle spiccate capacità offensive per supportare l'unica punta di ruolo ed è dunque 4-3-3. Ho l'impressione che i difensori avversari dovranno faticare parecchio oggi. Questi sono gli 11 titolari dell'Empoli. Il tecnico ha optato per un 4-4-2 più aggressivo rispetto a quello classico, con una linea piuttosto alta. Chiaro il piano tattico dell'allenatore, con i centrocampisti che saranno chiamati a turno a dare una mano alle punte e ad inserirsi da dietro. Comincia il match, si parte con la Fiorentina in possesso. La mette in mezzo con questo pallone. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire, non l'hanno sprecata. Attaccante bravo qui ad avventarsi su questo cross dalla destra e a fare secco il portiere. Non poteva sciupare una palla così limpida, no. Conclusione vincente che supera il portiere avversario. Davvero un bel gol. Si avvicina all'area. Occhio al traversone. Grande il riflesso del portiere su questo colpo di testa. Veretout. Da lì può provare. Allontana il difensore su questo tiro. La Fiorentina ha conquistato questo calcio d'angolo. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Empoli che ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Vedremo cosa ci regalerà la ripresa. La mette in mezzo con questo pallone. Ma come si fa a sprecare un'occasione così, Stefano? Stavo per farti la stessa domanda, sai, Pier. Devono essere più lucidi, più concreti sotto porta. Solo così possono sperare di arrivare al pareggio. Cambiano tutti e due gli allenatori. La mette in mezzo. Fuori gioco, offside, è tutto fermo. Ma che brivido in difesa qui. E qui hanno rischiato, eh. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Micielizze. Occhio al traversone. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Occhio al pallone in mezzo. Spazzano senza problemi. Bravo da lontano. Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo. È pur sempre un gol al volo, Pier. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte.
Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Prestazione decisamente positiva la sua oggi, con la ciliegina sulla torta del gol partita.